Albini di Pietracuta Vincenna in big match di giornata. Rossoblu sono alla ricerca della prima gioia di stagione dopo aver perso sul campo della Stella alle Solde e non giocato domenica scorsa col Cervia. Gara che sarà recuperata a Villa Verucchio in notturna mercoledì 19 settembre. Il Ronco, allenato all'ex Rimini e Bellaria Montalti, è la favorita in questo girone. Gli ospiti maglia rossa andrebbero in vantaggio già da subito con questo tiro cross di Melandi su cui la Sagni la combina grossa, ma l'arbitro incredibilmente non assegna la rete. Su versante opposto Tomasini scambia con Fabri, cui tiro chiamano sbalzo feroce tra i pali l'estremo Calderoni. Il Ronco va in gol con questa incursione di Spadaro su cui la Sagni si salta nella prima occasione, ma nulla può sulla respinta. Ospiti in vantaggio. Il Pietracuta appare più di idee e si vede anche da questa fase offensiva, mentre dall'altra parte Gensei, caparbio come non mai, porta il fido Spadaro a seguirlo nella sua azione, accompagnando i palloni del 2-0 in fondo al sacco. Nella ripresa il Ronco arriva al tris facilmente, a sigillare un'azione corale ci pensa Vespi, depositando in fondo a sacco il più comodo degli assist. Il Pietracuta mette l'orgoglio, lo scambio tra Mularone e Fabri non porta al gol della bandiera. Nel frattempo Melandi ci fa espellere per una brutta entrata, secondo cartellino giallo e dunque via rosso e doccia anzitempo. Nel finale grande fuga di Tomasini che in velocità è devastante, Calderoni risponde presente e poi lo stesso numero 18 non trova né coordinazione né pallone per infilare la porta avversaria. Su punizione Tazzi-Bayer nel finale chiama la deviazione in corner Calderoni. Termina qui una partita in cui il Ronco si è dimostrato davvero troppo forte per il Pietracuta sotto tutti i punti di vista.